Buonasera, come va? Tutto a posto? Bene, spero tutto a posto. Guardate, Giove, andiamoci. Guardate che fantastico buchetto di oggi qua. Scarole. Una delle verdure più tipiche della cucina napoletana. Saluti da Liliana Iannelli. Buonasera Liliana. Umilissima, ma io la amo. È una verdura strepitosa che ti dà veramente grandissime soddisfazioni. Allora, facciamo subito una partenza rapida. Poi Rosario mi dirà questa cosa perché è molto interessante. È mezzo chilo, Giovanni qua, è vero? Allora. Romolo Algeni da New York, Luisa Sorrentino, Michele Esposito, Giovanni Casetta. Luisa, Giovanni, Rosario, dimmi sciogli. Un po' di cacao, mettiamo tutte le farine. Mettiamo tutte le farine. Ecco qua. Già un bel mandarino, non lo dire. Allora, saluti da Varsavia. Ho perso come si chiama. E dalla Germania. Buonasera. Da Taranto. Da Varsavia, dalla Germania, da Taranto. Buonasera a tutti. Questo vi sto preparando un bello roccocò. Quindi, Giovanni, due belle scorze di mandarino. Roccocò. È Natale. Giovanni, ma l'acqua qua è dentro. È troppo. Mezzo chilo 150, se la farina è mezzo chilo 150. Eccolo, passiamolo. Sempre le zuppine quanto più piccole possibile. Non è che pensare a una cosa rossa, Giovanna, serve tutta a misurare. Saluti da Francesco Napolitano, da Emanuele Caporaso. Buonasera a tutti. Antonio Iengo. Buonasera Emanuele, buonasera Antonio, ciao Francesco. Eccolo qua, impastiamo bello. Ma riparte proprio poche streghe, per favore. Giovanni, chi hai fatto qua? Bellissimo, saluti da Favignana. Le nocciole le mettiamo in terra. Ciao da Favignana, molto poche. Qua c'è Florico, un po' di streghe, basta. Eccolo qua, Florico. Florico, vieni, caro qua. Florico. Eccolo qua, Rosario, un po' di mandarino. Bello, ecco qua. Profumato. Un roccocò senza mandarino, è come a Natale senza neve. Mi piace, non sapevo questa, ma se è collegato Don Salvatore? No, non l'ho visto ancora. Don Salvatore Domingo De Rose, sarà facendo un pitolino. Delle 4 e mezza. È il riposo del guerriero. No, io non sono adoro, fa 5-6 bisogni al giorno. Fa quello delle 2, quello delle 4, quello delle 6. Beato a lui. Sì. Ha solo bisogni che se ne fa. Bisogni qui. Eccolo qua. Chissà, sicuramente Giovanna è pensato troppo buono là. Guarda, ci sta. Ci manca qualcosa. Ecco qua. Quello è quello.
Albert no. Sapere in collegamento. Albert, buonasera. Come stai? Spero tutto a posto. Sei in forma per stasera. Kevin Massimo dice complimenti per il libro, è molto bello. Grazie Kevin. Kevin, ma a parte che è bello, visto che è buco in terra, dimmi quello che fai. Ecco qua. Vieni qua. Eccola qua. Eccola qua. Vedete quanto è bello? Allora, di solito si ci mette la nocciola, la nocciola e la mandorla tritata, però io che già fa, io mi piace che quando do un bel morso al rococò, bello, ci trovo la frutta secca intera, quando a soddisfazione. Un bel crunch. Esattamente. Quando lo trovo a pezzettini, se non va fuori per dire, ecco qua, ho affondato un po' con le nocciole, che poi se c'è tanto si deve trovare. Pezzi grossi e abbondanti. Qualcuno dice che ci vogliono le mandorle nel rococò. Sì, allora ci stanno pure le mandorle. In verità ci vogliono, noi mettiamo mandorle e mandorle e nocciole, metà e metà. Il mio rococò, poi la tradizione lo porta con metà e metà, ci sta chi fa solo mandorle, poi voi fatelo, chi gli piace che mandorle lo fate con le mandorle, chi gli piace con le nocciole lo fate con le nocciole, sono pure lo stesso. A me piace molto con le nocciole intere, tostate e abbondanti. Qualcuno ti appoggia sulla teoria nocciole. Bene, grazie. Chiedono come mai non c'è Rossella. Ah, Rossella sta preparando i pacchi per Babbo Natale a Montechiaro. E dato che ce ne sono. Dato che ce ne sono tanti, tante richieste, e ringrazio tantissimo. Stasera c'è anche la nonna. Stasera teniamo pure la nonna in diretta. Ecco qua. Io ne faccio un paio, vedete? Leggermente dove lo lavoro ci deve essere quasi zero farina, altrimenti. Scivola e non ho chiappato rococò. Eccolo qua, vedete? Dei piccoli rococcini. Giovanni, è bello, delicato con Matteo. Mi raccomando, Giovanni. Ecco qua. Tutti salutano nonna Rosa. Mi salutano, nonna. Ciao. Ecco qua, Giovanni. Fabio Caragnulo dice che oggi è il suo compleanno, compie 36 anni ed è felice di essere in diretta con te. Ciao Fabio, tantissimi auguri, veramente tantissimi auguri. Ecco qua, per la 150 anni, ecco qua Giovanni, tu? Vedi Giovanni, belli piccoli, mi raccomando, delicato con Matteo. Saluto Giovanni. Peppe, chiedono in tanti dove si può comprare il libro. Su Amazon, sul sito del Cammino Rosso, fra poco sarà in giro dappertutto. In libreria. Libreria, sì. Fra poco sarà proprio una... Non li facciamo grandi, già era doppiata. L'abbiamo raddoppiato. Questo. Ecco qua.
Bene, allora, Scarola, guardate che cos'è, è proprio un fiore, questo è il fiore d'inverno. Saluti da Maria da Torino. Ciao Maria, buonasera. Come va a Torino? Tutto a posto? Ecco qua. Allora, le prendiamo, non si toglie, la tolgo perché poi da qua facciamo qualche altra cosina, proprio da a sta scemolella proprio, niente. La facciamo qualche altra cosina, scarola. Ecco qua. Scarola. Ci mettiamo un bel pezzettino di acciuga. Vino Palma ti saluta. Sei sempre un grande. Ci vediamo presto. Ciao. Il grande sei tu e i tuoi fantastici capperi. Eccoli qua. E manda a fare la posa come un fusoletto. I capperi di Pino Palma. E la olivra no. Abbiamo fatto. Adriano Crosina. Sono le 3:17 a Melbourne e vi stiamo seguendo. Ciao Adriano. Del mattino. Giovanni. Ecco qua. Se vi piace ce lo mettete, ma io ce lo metto perché mi ci piace un po' di pecorino. Fammi i pecorini. Mettiamo qualche pinolo. Ecco qua, già mi serve un po' di spa. E chiudiamo. Eccola. E ce l'andiamo a chiudere. Ecco qua. Un po' di spago. E cominciamo dalla punta, vedete, blocchiamo con lo spago e ce l'andiamo a stringere. 2, 3. Ti saluta Giuseppe Guida. Ciao Giuseppe Guida, da dove ci saluti? Da Vigo. Allora, intanto mettiamo in moto la nostra padella. Eccola qua, la scarola bella legata, la rifacciamo, stringiamo bene e poi andate verso la punta. Eccolo lì, Salvatore De Rosa. Ecco qua, sei scelto Don Salvatore, zit. Prendiamo lo spago, facciamo 1, 2, stringiamo bene. Ecco qua. Don Salvatore, stavate facendo il pisolino delle 4:30. Io ho spiegato tu come funziona i tuoi orari di pisolino. Tu fai 5-6 pisolini al giorno, 4:30, 2:30, 6:30, 8:30 e poi dovrai ecco qua a 11:30. Insomma tu ridi. Cioè, adesso lo so. Allora, di solito noi la facciamo affogata, ma in questo caso non la facciamo affogata, ma la facciamo arrostita. Arrostita, devo dire la verità, è tanta roba. Padella, bella calda, olio e extravergine. Un poco. Cettina Masuzza dice il Trentino è presente. Cesira. 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 Ciao Cesira. Dal Trentino. Poi il Trentino è uno spettacolo in questo periodo. Peperoncino, vecchio taglio, accendiamo piano piano, eccolo, e lo facciamo andare piano piano come si dovesse arrostire. Anzi no, che si deve arrostire, deve avere questa cassetta. Oh, guarda che è arrivato. Fantastico.
Questi sono dei delle cipolle novelle di Tropea che mi è appena arrivata. È bellissima pure la cassettina. La cassetta era un spettacolo e me l'hanno mandata. O ve lo faccio sapere subito, udirmi come ricordo. Ci sono Chiara e Laura, sono due bambine, dice se le saluti. Ciao Chiara, buonasera Laura. Laura. Da dove ci scrivete? Adriano Gorgoni dice nella scarola è messo anche l'uva passa. Adriano, ci vorrebbe, però non ce l'ho messo perché non la tenevo a disposizione, non l'ho messo, ma se la fate e ce la metti ci sta divinamente bene, anzi nella tradizione ci sta, e comunque ci sta. Allora, questa è proprio una sciccheria, questo cipollotto novello di cipolla di Tropea che io uso moltissimo. Eccolo. So che hanno fatto una cosa a Tropea sulla cipolla, è una cosa che uso da sempre. Eccola, guardate che com'è. Allora. Tagliamo, il tagliere è unto d'olio, per questo non vi preoccupate. Il tagliere è unto d'olio. Allora io saluto i nostri amici Roberto e Franco da Amantea Cosenza. Grazie per le fantastiche cipolle, che una sorpresa bellissima. Azienda agricola Ferraro Andrea, grazie mille, sono troppo belle e graditissime. Questo è Natale, non mangio mai ciascuno. No, me le faccio due arrostite, vicino un po', due arrostite sicuramente, due marinate. Allora, un pizzico di sale, un goccio di limone, vabbè, sulla cipolla un goccio di limone. Ti salutano da tutta Italia, veramente tantissimi, Milano, Brescia, Trentino. Grazie a tutti. Dalla Scozia. Vi ringrazio veramente, siete fantastici, grazie per, dicevo, di tutto quello che sta arrivando, perché Montechiaro in questo momento sembra la fabbrica di Winky Mo. Winky, quello del cioccolato. Non mi viene il nome. Ma lui lo sa. Winky Monca. Winky Mo, ma io non ci c'è tutto, sai perché? È una, un biglietto umano, lo sapevo. Col cappello in testa. Adriano, allora. Crosina, quello da Melbourne, che sono le 3:30 del mattino, dice che ha fame. Adriano, avevi. Allora, il cuoricino della scarola, guardiamo altri dariusi mister, eccolo qua, aggiungiamo pure la nostra cipolla, eccola qua, guardate quanto è bello lavorare sulla legna, guarda che sto. Willy Wonka. Willy Wonka. Grazie. Grazie mille. Un pizzico di sale. Un filo d'olio. Anche in questo caso mettiamo. L'hai messo anche nella scarola imbottita, vero? Là, il filetto di alici. Sì. Due olive. Ecco, mettiamo giusto un goccio di olive. Le olive che mettiamo dall'antipasto, Giovanni. Olive, dall'antipasto.
ecco qua la salona, sta andando piano che vedete si sta brasando, facciamo conto come se stesse brasando un pezzo di carne. Dammi la ciotola, come sono detto io, aggiungiamo due olive, saluti da Fate, saluti da Fate, cara Fate, un grandissimo bacio, come stai Fate? Lello Merola da Torino dice la cosa più bella è la signora seduta, lei vede e provvede. Sì, sì, è rombolo, Lello. Allora, olive nere, olive bianche, i capperi di pino, un po' di tonno sott'olio. Allora, che portarsi l'insalata? La cipollina che ci sta divinamente bene. Mischiamo il tutto. Ecco qua. Nostro piatto. Eccolo. Ecco qua. Guardate quanto è bella, bello proprio che si fa faccia. È la squisitezza che si dà. Una bontà. Dopo cosa ho finito, si fa. Accendiamo il forno, fammi il forno, ecco qua, stasera abbiamo pure l'onore di avere Flori con lui. Saluta, saluta. Ecco qua, Allora andiamo a finire. Qua abbiamo preso delle papaccelle in sott'aceto, le abbiamo sciacquate per bene. E poi le abbiamo frullate e setacciate. È un'insalata di rincorsa, però. Ci manca il carrocchione, ci sono i però è un'insalata a fini lunghi. E poi questa papaccella frullata ha un bellissimo colore e un sapore strepitoso. Lo dire voi. E voilà. E mettiamo là. Andiamo a vedere com'è la situazione qua. Ecco, la facciamo brasare bene lentamente perché deve arrivare al cuore il calore. E se lo trovate in taglio come non metti, va, Chiedono per te qual è il menù della tradizione a Natale, alla vigilia di Natale? La vigilia è quasi tutto pesce, dovrebbe essere. Natale dovrebbe essere il contrario, qualcosa degli avanti della vigilia di pesce e poi su terra, su carne. E possiamo dire, un bit, una cosa bella, una minestra di riposo, una minestra maritata. Poi sicuramente nella mia tradizione, nella mia casa ci stanno qualche salume, qualche formaggio buono, burro alici, un baccalà fritto, la pizza di scarole, ci sta da mettere a tavola. A chi piace il capitone, capitone da figura di tradizione. Allora, qua mettiamo a lessare la pasta e il tempo di questa ora che abbiamo
Allora, scarola, questo è il cuore, insalata. Il resto della pianta la stiamo facendo arrostita, le foglie esterne, quelle lì più verdi, proprio le dure dure le togliamo, ma quelle che già passano all'altro step, ma che sono verdi, le facciamo belle messe. Saluti a tutti, in particolare alla nonna Stefania De Simone. Vi mandare i saluti, nonna. Grazie, saluti. Stefania. Ecco. Allora, siamo pronti con il cocò, possiamo infornare una ventina di minuti a 170 gradi. E poi Giorini si sta bagnando con l'acqua. È vuoto, chef, non è fatto. Acqua leggermente con un... Allora, è quasi tutto acqua con un uovo sbattuto dentro. Deve essere dito liquido, bello sciocco. Allora, per te magari possiamo impollare. Però non sta niente. Sebastiano Cimmino dice che sta nel traffico, guarda la diretta e sviene dalla fame. Chi è? Sebastiano Cimmino. Ciao Sebastiano. Nel traffico è tanti diamo così. Hai ragione, il traffico è una cosa che a me mi snerva di una maniera che è una cosa che faccio fare, guarda. Questo ti capisco. Giovanni Sarace invece dice che è molto curioso di vedere come vengono le scarole arrostite. È una bomba. Allora, il nostro cipollotto facciamo partire. Sebastiano Cimmino è un carissimo amico di Salvatore Annunziata, dice, ed è anche un cliente del ristorante. Ti saluto, ma Rosario, il marito di Salvatore Annunziata, lo faccio pubblicamente perché lo dovevo, allora, gli dovevo scrivere, poi ho detto, vabbè, glielo dico indietro, poi me li sono dimenticati e fortunatamente... Se passiamo il mio, per fatto ricordare che facevo una bruttissima figura con Salvatore, perché lo volevo ringraziare per il suo spettacolare regalo, che ormai è diventato come possiamo dire? Tradizione? È diventata tradizione, Salvatore, tu mi hai passato un anno, che se non forse ci rimango male ogni anno. Troppo bello, il suo regalo, questo è cosa che ti consiglio. Il noce gnazza. Che vi consiglio vivamente di poterlo accavallare. Vedete, questo è quello che ci mettono. La disciplina proprio sicuramente di fuoco zero, che è una cosa strepitosa. Ecco qua, risottino, facciamo un bel risottino. Con i cipollotti di Tropea. Risottino. Il risottino, ecco qua,
Francesco Napolitano dice: fare ricette da 2 anni sempre diverse non è cosa da tutti, sei un grande. Grazie Francesco. Ciao, questo è il corso di giorno, la prima parte del video. Poi questa è la prima pelle e la bambina. Ti ringrazio Francesco. Allora, mettiamo un po' l'acqua e partiamo con il nostro risottino. Saluti da Las Vegas, Paolo Cuccaro. O Cuccaro, non lo so. Ciao Paolo, ma? Las Vegas. Ciao Paolo. Chef Melbourne, la Scozia, Las Vegas, proprio. New York, c'era Romolo Algeni prima. Caro Romolo, mi raccomando. Stamattina, tanto di mattina. Ieri è stata la prima all'ovale del spazio parla settima di mattino, e come fosse secondo me l'emozione di tanto di mattina, anzi di pensare di tanto di ragazzi, è come fosse un altro lì. È stato un parto. È stato un parto. Un parto di un elefante, ma un parto. Gianluca Rocco da Bruxelles. Gianluca? Sì. Ciao Gianluca, allora i cipollotti li abbiamo preparati con lì, eccoli qua, guarda come sono belli, guarda, questi sono sfruttati. Maria Maresca dice che sei un talento in cucina. Grazie Maria, troppo bravo. Allora. E saluta dagli Stati Uniti Maria Marisca. Grazie Maria, sei gentilissima. E dove mi ha fatto questa? Di questo sono di questo. Dove sta andando? Invece Milena Annunziata non può dimenticare la tua genovese. Grazie Milena. A proposito di genovese, eccoli qua. Padella, olio. Mettiamo giù, guardate che sono, delle rose. Rose, no, di massa. Ornella Frisoli ti dice di andare a cucinare a Manhattan, non l'ho scelto. Sì. Mi sa che si deve mettere in fila però. Sì. No, un po' di sbetti, qualche sbetti. Saluti da Gabriella Natale che adesso è rientrata alla scuola. Ciao Gabriella! Buonasera! Eccole qua! Combine, mettiamo questo di limone, un po' di sale. Riempiamo la pasta. Questo sta andando. Eccola, a carola è pronto, vedete? E si va a mangiare ciò. Allora, qua. Allora. Chiedono che se ci sono ancora panettoni. Sì, sì, se li prenotate ci sono ancora. Vi ringrazio perché veramente siete in tantissimi. Ecco qua, allora, va. Salvatore De Rosa, saluti da tutto il mondo, anche da Vico Quenze. Ho trovato i bisognini, come è andato? Tutto a posto? Ben svegliato? A
per Michele ne ha fatto Salvatore. Aspetta, qua. Allora. Antonio Mosca saluta modestamente da Praia a Mare. Ciao. Laura Di Clemente chiede perché messi il limone sulle cipolle. Le facciamo marinare un poco. Allora mettiamo un filo d'olio. Un altro pizzichino di sale. E voilà. Il nostro calamaro è così, è pronto. Sì. Calamaro. E non vado a calamare così. Il calamaro cuiuto però. La stessa cosa. Consigli per il riciclo della parte verde del cipollotto. Allora, quello lì io lo brucio nel forno e ne faccio una farina di cipollotto bruciato di eccesso caldo. Oppure in un buon brodo, in una buona minestra, si sta veramente bene. Saluti dall'Argentina, Sebastian. Sebastian, buonasera a te. Ecco. Dicono pure una bella frittata con la parte verde del cipollotto. Sicuramente ci sta bene. A proposito di risotto, malissimo bene, ecco, vado a vedere un po' di soffetto, un po' di soffetto. Allora, accendiamo. Finalmente sono ritornati i fantastici sughi. Spettacolari. Garanzia massima, 2 anni di vita, di chef life, senza conservanti, a genovese, condiscono perfettamente 300 grammi di pasta, eccola. Saluti da Anna Coscia. Anna Coscia, come va? Come stai? C'è anche Alessandra Farinelli, dice ciao super team. Cara Alessandra, è un piacere averti con noi. Allora, i semi di Anouk del pastificio dei campi, eccoli qua, e Laura Massia o Massia dice sera chef, ho appena comprato i sughi online, non vedo l'ora di provarli. Laura, ecco qua, vedi, questo puoi fare un risotto così e fare una cosa da Eulalia, no Laura, Eulalia, scusa. Allora, no, questo l'ha visto. C'è il riso. Riso, olio e cipollotto. Olio e cipollotto. Invece qua ci sta l'orzo con la genovese. Semi di annucca. Eccola qua. Sembra riso, ma non è riso. Sembra riso, ma non è riso. Domani sta trovando le scarole. No, eccola. Guardate che è così. Ah, poi intanto. Che sia molto caro, anzi facciamo così però, si giocano sempre i cose da sabato, a porzione buona quella si pensa che devi mangiare qui, tutta arrivata ne apre là, sembra a boccone esagerato, ecco, c'era un po' di spugna, la scarola bella del sangue. Poi, lenticchie,
Allora, le lenticchie, eccole qua. Sono pulite, pulite. Eccole, le lenticchie. Saluti da Carlo Morelli, dice buon divertimento. Da Carlo. Certo, ma con la scarola una bella pizza piena. Non è troppo tempo per fare gli impasti, ma già l'abbiamo fatto più di una volta. Però settimana prossima vorrei rifarmi i calzoncini, però devo fare già gli impasti, poi vi dico come fanno, già di passo punto. Così i calzoncini con la scarola. Allora, scarola messa, la dita messa. Di solito si fa una zuppa per la cappa, invece qui la vedo all'insalata. Allora. Annuccia Calzano ti saluta. Ciao Annuccia, dalla bella Sicilia. Come stai? Tutto a posto? C'è un po' di peperoncino qua. Allora, un poco d'aglio tritato, ci mettiamo pure un poco di limone. Poco di peperoncino, eccolo qua, il sale, l'olio, mi lascio vedere, già pulito la verde, verde. Ecco qua, vedete che bella insalatina. Saluti da Emanuele Caporazzo e dai suoi bambini. Ciao Emanuele, un grande bacio ai tuoi, a te e ai tuoi ragazzi. Ecco qua, guardate che cos'è. È fantastica. 5 minuti va. Insalata di lenticchie e scarole. Faccio veramente ciò già non dice un garuffo. Saluti da Andrea Cretella, da Maschi. Ciao Andrea. Allora, sale. Che questa verità sarà ancora più bella, immagino. Il riso è pronto, sale, pepe, non dire vuoi. Un po' di parmigiano. Allora, la provola. Quel risotto che hai fatto da Spigaroli con la provola e il culatello ha riscosso molto successo, questa sì. Ho avuto bei commenti. La bomba di Spigaroli. La bomba di Spigaroli. È bello loro secondo me. Ecco qua. Mantechiamo bene. Dai, dammi un po' di attimo. Se lo dico ora, di novità, Giovanni. Vai, andava tu, Giovanni sarà la volta sola, non vuoi uccidere gli altri, non vuoi dire. Allora. Eccolo qua. Di sotto con cipollotti non vedi tutto te, se no non è finito, qua vediamo. La scarola ti ha lasciato già così è una bomba d'olio.
Dammi un po' di polvere di peperone, Gio. Andrea Carrano ti saluta dal ristorante La Habana Cuba di Amalfi. Ciao Andrea. Habana Cuba di Amalfi. Buonasera a te Andrea. Allora, la cipolla l'abbiamo lasciato asciugare un poco. Eccola. Vedete, abbiamo tolto tutta l'acqua. Di vegetazione. Ecco qua, e mettiamo le due consistenze di cipolla. Tieni un po' di olio a prezzemolo, Giova, che ti serve? La bomba di spinaroli si può fare pure col prosciutto crudo? Oh! Ma non è più la bomba di spinaroli, allora. Ecco qua. Solo nel frattempo Giovanni si organizza, facciamo sempre così. Andrea Carrano dice che sei il suo punto di riferimento. Andrea? Carrano, del ristorante La Habana Cuba di Amalfi. La Habana? La Habana? Habana? Habana. Cuba? Cuba. Di Amalfi, dice che sia il suo punto di riferimento. Ma dove stai Andrea Amalfi? Ti prego a trovare un momento da quella parte. Allora, vieni qua, commettiamo la penna, ultimo, cosa? I risotto ai cipollotti di Tropea, provola, insalata di cipollotti, eccolo qua. Un poco di olio al basilico, al prezzemolo, un filo di olio, e che nasce buono, fai il buco in dentro. Vai. È fantastico. Guardate qua, guardate. I colori poi. Scarto, mi raccomando, scarto zero, riciclo totale. Aglio. Noi abbiamo lavorato lì con la scarola intera, con la pianta della scarola. Continuiamo. Eccola. Aglio e olio. Tritiamo la nostra scarola. Antonio Iengo dice che questo risotto è un quadro. Ah no, ma guarda tu. Quanti minuti dopo? Lo so. Ho messo 15 a 1 a 8, sono messo 7 minuti. Quindi 22. Ok, lascia lì, vabbè, poi spegni, poi ti facciamo vedere dopo. E per profumo? Spegni, spegni, e lascia aperta la porta. Dicono che il risotto, questo è un risotto perfetto per la vigilia di Natale. È troppo buono, buonissimo. Un bel crudo di pesce. Ma pure senza niente, è talmente buono. E tutto quello che ci mette nel proprio momento, ma non è tutti si tassa. No, vabbè, ma io tengo fame, tu capisci. No, tu. Tu vengo quasi a spazio, io non a spazio. La mangiare assieme a Don Sabatino. Se ne chiede che non ha chiappasso niente a fare. Ecco qua, allora. Abbiamo messo a rotolare bene la scarola. E poi si estende la scarola con anche olio, aggiungiamo le notizie. Saluti da Raffaele Mollo. Ehi Raffaele.
Come va? Da posto. Casca, bar, giù la mano. Allora, nella minestra, tu bestini. Ora lo vedo così. Aggiungiamo un po' d'acqua e andiamo avanti. Nonna, non mi vedo convinta. Non mi vedo convinta. Allora. La nonna non è convinta. Allora, la cipolla, eccola qua, il cipollone, dammi. Che tipo di lenticchie usi, chiedono? Allora, usiamo, se vai la scala la busta, le nostre, nel senso buono della parola, perché le vendiamo noi, me le faccio preparare da un mio carissimo amico, vicino al lago di Bolsena, che produce una lenticchia fantastica, biologica. Saluti da Fiorella Gentile, da Valeria Gallo e da Rosanna Gambardella. Buonasera Valeria. Rosanna. E Fiorella, buonasera a tutti. Ti chiedono se il ristorante è vegetariano. No, il ristorante è un menù, il menù più importante, il menù per tu è vegetariano. Da quest'anno ho dovuto prendere questa cosa, quindi piacere. Allora, la nostra cipollina l'andiamo a mantecare. Andiamo a mantecare con un filo d'olio. Giuseppe Canfora ti aspetta al mercato ittico di Pozzuoli. Ciao Giuseppe, tanto mi piacesse, ma non c'è mai tempo, mannaggia. Ecco qua. 8 minuti, chef. Il piatto dorato, metto qua il nostro orzo alla genovese, per questo potete fare pure un bel risottino, pinoino, delicato un bel piatto da tavolone. E poi ci tocca la mano con Salvatore, mi fa da ricattare. Ecco, la mi ecco qua, un po' di pecorino. Un poco l'abbiamo usato nella mantecatura. Un poco l'abbiamo usato. Eccolo qua. Quell'olio, Giovanni, dove lo tieni? Giovanni, noi dove l'hai messo l'olio verde? L'olio pulsivo? Ecco. Guardate che cos'è? Sono i semi di annuncio, l'orzo, tipo la pastina che facciamo per i bambini. Ecco qua. Mantecato con pecorino e olio. Ed è una cosa spettacolare. Guarda, dottore, poi... Ecco qua. Andiamo avanti. Nel frattempo mettiamo un filo d'olio, un poco di aceto, un poco di peperoncino. Eccolo qua, e poi ci mettiamo quello che aglietto, ecco qua, eccolo qua, poi che facciamo?
mandiamo con un po' di olio a pezzicolo e facciamo una fantastica pastetta. Sale, mettiamo un po' di sale. Già l'abbiamo messo, guardate che cos'è, mamma, guarda questa, vi posso garantire che se la può competere benissimo che è una fenda di carne. Ecco qua, cipollotto arrosto. Marinata alla scapice, è una bomba! Questo sta, il piatto sta, sta andando là e sta collando, poi lascio con Giovanni, dai. Peppe, sei un mito, ti ho conosciuto su Sky quando preparavi con le cozze 3 piatti in 10 minuti. E li abbiamo riproposti ai nostri ospiti il giorno dopo guardando la registrazione, un successone. Grazie. Daniela Di Marzo. Grazie Daniela. E che va la mappa con questo? Mamma mia, credo. Si è buco dentro malamente. Quanto tempo manca ancora? 4 minuti. 4 minuti, vabbè, allora Giovanni, dammi il rococò. Le tracce aperte, già, come può essere un po' contrario. Giovanni ha parlato un po' contrario. Ecco qua. Dammi, Giovanni, quanto li fa? Dammi qualcosa, Giovanni, dai. Dove li vogliamo mettere? Dammi le più grandi, più grandi. Paolo Imperati dice che è venuto 2 volte a Città, gli è piaciuto tantissimo il sorbetto al vino. Ah sì, Paolo. Grazie. Saluti da Giovanni Sorrentino, l'admin. Ciao Giovanni. Dice il nuovo menù vegetariano dello chef fa i buchi in terra. Sì. Ti ringrazio, è stato da noi Giovanni. Apposta è venuto per trovarlo. Amato Verruosi dice le tue spiegazioni ai piatti sono un teatro a 360 gradi. Grazie Armando. Armando? Sì. Amato. Amato. Grazie mille. Anca Amato, guardalo qua. Questo va nel bocca del tutto terra, senza me. Allora. Tanti a saluti a Rossella, da Lucia Altieri. Dice Rossella ci manchi. Grazie. Dammi la figlia della. Guarda, non ho parole, guarda. Provatela. Allora, questa è tipica, una bella minestra di. No, togli questo per favore. Una bella minestra. Doveva ancora suonare. Di lenticchie e scarole. E poi qua sopra. Potete mettere qualsiasi cosa. Allora, intanto io la preferisco così, bella bella, che vi buco dentro, bello figlio voi, un poco di polvere di peperoncino. E che sta qua? Se prende uno scarro sicuramente. Eccola, guardate che cos'è,
in questi dia, ma che tu sta, parliamo sempre di ricordi della foglia della scarola. Però se me ne dai un altro, Giovanni, figlia terra, Peppe, un minuto. Un minuto, Peppe. Vabbè, ma ci provo più lungo, me l'ascolta su un minuto. Intanto vi ringrazio, inizio a ringraziarvi per... sempre per il fantastico affetto che ci dimostrate, grazie per la vicinanza, anche per gli ordini e tutto, che comunque ci riempie di gioia e fa in modo che comunque ci sono una decina di famiglie che lavorano comunque. Questo. Grazie di tutto, mi raccomando, io ho fatto pure la terza dose. La settimana che tratta il 25 marzo, pure la quarta, ci siamo passati un mese e ci vediamo. Questo è per dirvi che vi dovete fare il vaccino urgentemente, non pensate a niente, che se avete la possibilità fate, vedete, voi trovate la foto, quindi non sapete. Guarino l'ha fatta ancora, quindi, cioè che sono un bacio. No, anche qui sono fatto per un consiglio. Ma guarda come, un consiglio un po'. Ecco, allora. Il nostro calamaro, bene, lo tocchiamo. Vi ringrazio, siete sempre in tanti. Mercoledì. Ah, spero che vi è piaciuta la prima puntata di Salumi d'Arena, perché sono 12 puntate molto interessanti che abbiamo registrato a Parma. Siamo stati una settimana nel fantastico di Figaroli. Ho fatto l'occasione per salutare e ringraziare a lui e a Giovanni, il suo assistente, il direttore lì, e non so Giovanni, è una figura molto importante in ambasciature. E io e Flori siamo stati una settimana là, siamo fatti 7 mandate. Di cura del Onopoli e Tortellina tutta forza è stata, se faccio una capo quando mi faccio il gioco. Ecco, Calamaro, volete far rendere più importante, più, ecco qua, un filo d'olio, se lo tenete, se, no, lo tenete sicuramente, altrimenti un poco di olio a prezzemolo o al basilico o niente. Ecco qua, e voilà, un filo di olio generale, è pronto questo, ecco qua, e voilà, vi ringrazio, vi auguro un bellissimo weekend, appena avete un momento di tempo andate a fare la terza dose, mi raccomando. Il locale Natale ce la fanno per il brutto, ci vediamo settimana prossima e che sei. Buona serata a tutti, ciao!